In attesa di sapere se i campionati riprenderanno, il Pescara continua a far allenare i propri calciatori al Poggio in via facoltativa e in modalità individuale. Tra i primi a varcare la soglia dell'impianto di Città Sant'Angelo lunedì, l'attaccante Valery Bojinov. Le sue sensazioni. Bello, dai, bello ritornare al campo. Tornare al Poggio per me è stato, come posso dire, una cosa nuova, una nuova cosa in senso che siamo stati due mesi e mezzo, non poter allenarci, non poter giocare, non poter fare niente, chiusi a casa, però grazie a tutti quanti che ci hanno dato questa disponibilità di poter allenarci di nuovo, sentire l'odore dell'erba, sentire e vedere i compagni, per me sinceramente è stata una bellissima cosa. Una sola presenza alla Spezia lo scorso 4 marzo, appena 19 minuti in campo, a Crotone espulsione dalla panchina, a Benevento non è entrato, poi il lockdown, l'esperienza di Bojinov a Pescara deve ancora prendere quota e l'attaccante freme per poter tornare in campo, comunque in condizioni di sicurezza. Spero di cominciare, no? Perché, ripeto, senza calcio per me è difficile. La salute è la cosa più importante, però dobbiamo tornare. Credimi, dobbiamo tornare perché tutti quanti abbiamo bisogno, abbiamo la voglia di tornare. Voi come giornalisti, noi come giocatori, la tifoseria, la gente deve tornare. Ma per tante cose, anche economicamente, l'Italia ha bisogno, lo Stato ha bisogno del calcio italiano, la Serie A, Serie B, di tutto. Dobbiamo tornare, però con le giuste precauzioni, dai. Intanto sono ore decisive per il mondo del calcio, per sapere se ci saranno le condizioni per far riprendere i campionati. La Federcalcio prende tempo e ieri con una nota il presidente Gravina ha posticipato a data da destinarsi il Consiglio federale che avrebbe dovuto discutere venerdì di eventuali ripartenze e delle rispettive modalità con le varie leghe. Quella di domani sarà una giornata cruciale poiché è fissato il confronto tra il Comitato Tecnico Scientifico e il Comitato Medico della Federcalcio sul protocollo sanitario che dovrà contenere tutte le prescrizioni cui i club dovranno ottemperare per gli allenamenti di squadra, che salvo intoppi riprenderanno il 18 maggio, e l'eventuale ripristino dei campionati. Se non si supereranno le osservazioni mosse dal CTS sul primo protocollo, non ci sarà il via libera. Sempre domani si svolgerà l'assemblea della Lega Pro, chiamata a elaborare la propria proposta da presentare in sede di Consiglio federale, quando dovesse essere nuovamente fissato. Proposta di buonsenso che abbia il minor impatto sui club e la maggior sostenibilità giuridica, ha dichiarato ieri il presidente Ghirelli in una nota diramata alla fine del consiglio direttivo. Del calcio ha parlato il premier Giuseppe Conte nell'intervista di stamani al Fatto Quotidiano. Raccoglieremo le richieste della Federcalcio e delle altre federazioni per avere un quadro d'insieme sulla ripartenza delle attività sportive e faremo il punto col ministro Spadafora. Non ho ancora messo mano al dossier, sentiremo tutti e decideremo. Spadafora ha fatto un grande lavoro, prosegue il Premier, ma è giusto che gli stakeholders del mondo sportivo e calcistico facciano un confronto diretto con il governo ai massimi livelli, naturalmente considerando le raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico.